Allora ragazzi, buonasera a tutti e bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è appena finita la partita tra Napoli e Sampdoria, netta affermazione degli uomini di Ancelotti, 3-0, senza una partita senza molti sussulti, condotta secondo me dal primo al 90° minuto, concedendo pochissimo alla Sampdoria. Fase iniziale di studio, poi una volta sbloccata la partita con una grandissima azione, un grandissimo triangolo, una grande apertura di Hamsik per Calleon che faceva un grandissimo passaggio per Milik che sbloccava la partita, e da quel momento in poi la partita si metteva in discesa, anche perché dopo giusto un minuto il Napoli raddoppiava con Insigne e quindi poi si metteva in totale controllo della partita nel secondo tempo, fino poi all'88esimo, quasi alla fine. C'è stato un calcio di rigore per il Napoli che ha chiuso la partita sul 3-0. Ha rischiato veramente poco il Napoli, benissimo in tutti i reparti. Squadra messa finalmente in campo con una certa cognizione ed equilibrata. Quello che vi dicevo anche nel video quando il Napoli è uscito dalla Coppa Italia col Milan, è questione di equilibri. È inutile girarci intorno. Di nuovo la squadra più o meno titolare in campo, gli Usai e Mariadu sulle fasce. Tutti i limiti che hanno questi due giocatori, che sono molto criticati dai tifosi del Napoli, ma danno quell'equilibrio che necessita in tutte le squadre. Alla mettono da fare Alan, certo non ancora il miglior giocatore che abbiamo visto all'inizio anno, ma comunque presente in tutte le zone del campo. Hamsik oggi molto bene, è un giocatore che io critico spesso per la fase difensiva, però con la palla tra i piedi sappiamo le qualità tecniche del calciatore, benissimo come metronomo oggi uno dei migliori in campo, benissimo Calleò, anche lui secondo me tra i migliori. In ripresa sicuramente Insigne, non ancora al top, però comunque si è mosso molto meglio rispetto alle ultime uscite. Milik il solito cecchino, anche oggi in gol, 12 gol fino a questo punto, il bottino del polacco. In gol anche Verdi sul calcio di rigore che era subentrato negli ultimi minuti e a cui è stato lasciato calciare il rigore al posto. Milik ci ha lasciato proprio il pallone per un fatto psicologico, visto che questo ragazzo ha subito diversi infortuni quest'anno, è stato molto sfortunato, quindi ha calciato lui il calcio di rigore, il buon Verdi, e quindi tutto bene oggi, praticamente tutto bene, tutti sopra la sufficienza, assolutamente. Meret, autore anche lui di un paio di parate che danno sicurezza al reparto, benissimo la coppia di centrali oggi, Maximovic e Koulibaly. Una parentesi su Maximovic, che quest'anno secondo me si è comportato molto bene quando è stato chiamato in causa. Unico non è stato in Coppa Italia, che ha fatto degli errori, tutti li possiamo commettere, però dopo quella partita è stato messo in croce Maximovic come era da buttare. Capita la giornata storta a qualsiasi calciatore, però è un ottimo elemento. Oggi praticamente senza sbavature in coppia con Koulibaly, benissimo. Ritorno a parlare anche dei due esterni, gli Usai e Mariadu, che hanno dato sicurezza. Usai, bellissima partita, buona partita, sulla sua fascia praticamente non ha avuto nessun tipo di esitazione, soprattutto in fase difensiva. Lo sappiamo che è un calciatore che in fase offensiva ha dei limiti, però ripeto, e fino alla noia, che le squadre in campo si mettono con un certo equilibrio. Se giochiamo con Makuyi e Gulam, la squadra non è equilibrata perché tutti e due spingono troppo e poi in fase difensiva lasciano a desiderare. Oggi in fase difensiva Mariadu e Usai non hanno concesso niente agli avversari e quindi benissimo entrambi. Centrocampo. Zielinski finalmente una partita al di sopra della sufficienza, è la prima forse quest'anno, togliendo proprio le fasi iniziali del campionato quando fece la doppietta col Milan, proprio nelle prime giornate di campionato. Poi si era un po' perso durante quest'annata. A me è un calciatore, ripeto, che non mi entusiasma perché è molto discontinuo, però oggi dobbiamo dire la verità, sopra la sufficienza, degli strappi buonissimi, buona gara di Zielinski al centrocampo, finalmente si è visto un buon calciatore. Hamsik già ne ho parlato, al di sopra anche lui della sufficienza, bella partita anche di Marek, soprattutto in fase di regia. E Allan finalmente in ripresa. Allan finalmente in ripresa. Calleon uno dei migliori in campo. Insigne in ripresa e Milik, ripeto, anche lui più che sufficiente per il gol che ha sbloccato per la partita, quindi solo per questo merita ampiamente la sufficienza. E quindi tutto bene oggi per il Napoli. 3 punti che consolidano la seconda posizione. E ritornando un po' al pessimismo che si era sparso in città dopo l'eliminazione in Coppa Italia, delle partite storte nascono.
Ci sono anche dei momenti in cui alcuni giocatori rifiatano, ma il Napoli è questa, è un'ottima squadra, continuerà a dire la sua su tutte le competizioni. Fa ben sperare per il proseguo della stagione, soprattutto per secondo me per l'unico obiettivo che è rimasto, che è quello dell'Europa League. Speriamo di poter andare avanti. Il Zurigo non è una squadra imbattibile, anzi tutt'altro, è molto abbordabile, quindi speriamo di approdare agli ottavi, speriamo di arrivare nella fase finale dove tutti i calciatori del Napoli, almeno quelli più importanti, al top della forma per poter sperare di arrivare fino in fondo a questa competizione, che poi alla fine, ripeto, è l'unica che è rimasta agli azzurri. Ancelotti oggi anche merita un buon voto perché ha messo finalmente la squadra probabilmente titolare, quella la squadra che più dà garanzie, e quindi si è visto subito che i giocatori in campo si trovavano più facilmente, sapevano i movimenti che dovevano fare e quindi tutto bene. Quindi, bel Napoli, bella partita, ripeto, poca sofferenza. Complimenti anche alla Sampdoria di Giampaolo, sta facendo un ottimo campionato e complimenti perché poi a volte le partite nascono così perché la Sampdoria è una squadra diversa rispetto al Milan. Ha pensato a fare anche lei la partita, una squadra che non si difende, non si mette tutto dietro la linea della palla. E Giampaolo dà un'impronta ben precisa alle proprie squadre, cerca di giocarsi le partite e non di speculare. È ovvio che se giochi a viso aperto con Napoli poi rischi di perdere le partite, però. Complimenti lo stesso alla Sampdoria. L'unica cosa che mi dispiace è che non è andato in gol Quagliarella alla fine. Speravo nei 2 minuti di recupero sul 3-0 che lasciavano un po' campo libero a Quagliarella per realizzare il gol che avrebbe stabilito poi il record di tutti i tempi per partite consecutive in gol. Invece non c'è stato e quindi si ferma qui il record del buon Fabio, a cui faccio sempre i miei complimenti e tutta la mia stima per l'attaccante di Castellammare. Un saluto a tutti da Frank e al prossimo video. Ciao a tutti.